Veniamo infine all'Italia, la moderna Arcadia, che con il suo spettacolare scenario bucolico ha tanto ispirato i paesaggisti del XVII secolo e non solo. Alla luce degli insegnamenti appresi da Claude, come Turner rielabora quell'idea di visione pura come l'aria italiana, calma, bella e serena. Beh, insomma, il tema del paesaggio italiano è un tema molto significativo per gli inglesi e soprattutto per quello che viene definito il Grand Tour, un'ammirazione per il paesaggio italiano, per la tradizione italiana. È proprio per questo che Turner riesce, addirittura senza essere mai stato in Italia, a ispirarsi attraverso i dipinti di Claude che venivano collezionati dai nobili inglesi del suo tempo, a farsi un'idea e così a innamorarsi di questo paesaggio idilliaco, sereno e calmo come vediamo per esempio nell'acquerello di cui parlava. Ed è così un po' un mito questo paesaggio della Tivoli, di Ostia, dei colli romani, a cui ci si ispirava proprio per sfuggire da così l'avvento della rivoluzione industriale, dei paesaggi, e spesso troviamo per esempio le rovine romane accostate e messe così a paragone alle rovine dei grandi castelli gotici inglesi. Quindi un parallelo, un amore che durante la storia, il legame fra questi due paesi si ritrova molto spesso, e forse Turner ha esaltato in maniera molto speciale. Turner fa il suo primo viaggio in Italia nel 1819 e però già dai suoi dipinti giovanili, per esempio questo paesaggio del 1817, vediamo come fosse un ammiratore del paesaggio italiano proprio attraverso le stampe e i dipinti di Claude. In questo caso ci troviamo proprio davanti a un paesaggio ispirato alla città di Tivoli. Una delle caratteristiche appunto dei dipinti di Turner è di inserire delle architetture antiche che si ispirassero alla Roma antica o alla Grecia, come per esempio qua abbiamo il Tempio di Vesta, che poi si può anche ritrovare in altri dipinti di Turner. È come fosse sempre il rapporto fra cielo e acqua una ricorrenza nei dipinti sia di Claude che di Turner. Le scene che vengono raffigurate sono di origine bucolica, sono di origine idilliaca, e quindi sempre tratti da la Roma epica, la Roma dei tempi di Enea, la Roma proprio classica. E i colori che poi, diciamo, in un Turner più tardi nella sua carriera sono ancora qui proprio diffusi, le forme sono ancora riconoscibili. La grande, diciamo, novità di Turner non è solo quella appunto di ispirarsi a Claude Lorrain, ma anche di mettersi un po' in competizione, in fondo di oltrepassarlo, arrivando poi quasi a diventare, tra virgolette, impressionista. Anche un po', diciamo, anticipando l'impressionismo francese, e questo insomma gli va riconosciuto. Nel corso della mostra si può vedere come questi dipinti, che non perdono mai l'amore e l'interesse verso Claude Lorrain, poi finiscono per diventare astratti e quasi con l'olio lui riesce a imitare l'acquerello. E questo è uno dei suoi riconoscimenti nella storia dell'arte.